Eccomi qui, come va? Boom, eccoci, come state? Cerco di darmi una sistemata, sono in condizioni ovviamente tragiche, cioè boccoli. Come state? Facciamoci una chiacchieratina. La settimana scorsa ce la siamo persa, la chiacchieratina solita. Quindi, adesso, aspetta, innanzitutto facciamo così, se non si sente niente. Quindi, dai, sono distrutto. Potete infierire sul mio cadavere se volete. Che ne dite? Quindi, grazie per l'attenzione. Sono contento che siete qui. Non la migliore delle situazioni, mi rendo conto, nel mondo. Immagino che ne parleremo, visto che ho già notato che c'è una domanda e già da qui leggo nato, quindi immagino che... Oh, posso... Attenzione. Posso intuire che potrebbe essere che parleremo un pochino di news. E niente, dai. Come va? Dai che si gioca agli opinionisti sociopolitici 3-2-1 via, esatto. Però devo dire che mi sono un po' rotto della battuta sul fatto che... Cioè, l'ho visto l'altro giorno, tipo un giornalista che peraltro intanto prende delle cappellate paurose, quindi non vi dirò chi è, che scriveva: "Ah, adesso diventeremo tutti esperti di geopolitica dopo essere stati esperti di virologia", che cioè... Capisco da dove viene, però è anche normale, no, che le persone parlino delle cose più importanti in quel momento e ognuno abbia delle opinioni. È sempre un po' come quelle opinioni vengono espresse, la questione, non tanto il fatto che vengano espresse. Anche perché c'è tutto il discorso. Io detesto la parola geopolitica, il termine geopolitica, perché è ormai legato a persone che si dicono esperte. Però, cioè, ci sta anche, no, che poi ognuno esprima delle opinioni più o meno argomentate, insomma. Però, cioè, insomma, ci sta. Quindi, detto questo, come funziona? Potete farmi delle domande, vedo che ce ne sono già alcune. C'è un botto, grazie a tutti gli iscritti, innanzitutto, grazie ai moderatori, a parte Sandro che adesso occupa anche i miei sogni, moderatore, uno dei moderatori, Sandro, l'ho sognato, proprio, quindi ci tengo che lo sappiate tutti. Tutti devono sapere che io sogno Sandro vestito da Bane, e non sto scherzando. Quindi grazie ai moderatori, grazie a tutti quanti. Vediamo di organizzarci. Come funziona? C'è un bottone sotto di me con scritto "fai una domanda", oppure potete scrivere in chat punto esclamativo super chat, o vagare tra le info se siete da mobile, se siete dal telefono, e in qualche modo dovreste trovare questo bottone con scritto "fai una domanda". Rispondo a tutte le domande al meglio delle mie possibilità. Quindi, detto questo, e poi verso la fine della live, quindi non ve ne andate, ho bisogno di consigli sui videogiochi, quindi a un certo punto alleggeriamo perché ho bisogno del vostro aiuto, altrimenti la finisco a giocare a Clash of Clans, ve lo dico, cioè sto andando lì, la mia vita sta andando a rotoli, perché sto per installare Clash of Clans, quindi ho bisogno d'aiuto. Detto questo... Detto questo, iniziamo da pastificio da Mariuccia. Ok, Putin guadagna territori, la NATO si è risvegliata, l'America venderà altre armi e la Cina ha distolto l'attenzione dal mare del sud. Ci guadagnano tutti. Possibile che questa invasione abbia ottenuto il benestare degli altri big players mondiali? Allora, non siamo da, non, cioè, partiamo male, nel senso che non siamo d'accordo sulla visione di questo conflitto. Allora, non ci guadagnano tutti, ci perdono molti, direi ci perdono tutti. Non, io mi allontano da questo tipo di visione così deterministica, così rigida delle cose. Putin guadagna territori. Questo è da vedere, innanzitutto. Ma anche se guadagna territori, potrebbe essere che perda il controllo del paese. Cioè, questa cosa è reale. Ogni mossa che un leader politico fa mette a rischio la sua leadership.
più le mosse sono azzardate, sono forti, sono grosse, più è la posta in gioco. E Putin sta scommettendo tanto facendo questa cosa qua. Io ho sinceramente l'impressione che nemmeno i suoi più fidati, nemmeno il suo cerchio magico avesse bene idea di che cosa stesse facendo e che volesse andare veramente in fondo. Tenete conto del fatto che si registrano, cioè si sa che non tutti sono d'accordo con quello che sta succedendo, soprattutto alla luce delle sanzioni, perché le sanzioni colpiscono gli oligarchi e gli oligarchi sono le persone che hanno il potere, sono le uniche persone che hanno il potere di rimuovere Putin dal trono. Quindi Putin guadagna territori, probabilmente sì nel breve periodo, nel senso che è plausibile che vinca la guerra, è molto plausibile. Non necessariamente questo potrebbe significare Putin che rimane, cioè che consolida il suo potere, ecco. Quindi, siccome tutto questo è fatto per consolidare il potere di Putin, potrebbe essere che il gioco finisca per non valere la candela. Magari sì, magari no, non lo sappiamo. Gli esseri umani sono imprevedibili, le dinamiche umane sono imprevedibili. Io non la registrerei così tanto stile risico. La NATO si è risvegliata, dici tu. È vero. Questo è vero, la NATO si è risvegliata, ma la NATO non guadagna, non perde niente. Nel senso, la NATO è un'alleanza, non è un'azienda che può guadagnare o andare in perdita. Si è risvegliata, effettivamente, sino a poco tempo fa la consideravamo obsoleta e adesso la NATO sembra avere nuovamente un senso. Continuo a ripetere che secondo me la questione non è tanto la NATO quanto l'Unione Europea. La NATO è... entrare nella NATO è più facile che entrare nell'Unione Europea. L'Unione Europea rappresenta una reale minaccia al modello autoritario russo, mentre la NATO no. Quindi io guarderei, cioè, sì, è vero, la NATO si è risvegliata perché in questo momento ha una ragion d'essere, però ecco, si è risvegliata politicamente, per il resto è sempre rimasta funzionante. In questo momento la NATO è funzionante come lo era prima, l'Italia ne fa parte, in questo momento l'Italia è parte del contingente che ad esempio protegge la Romania, i cieli della Romania, quindi non è che ha mai smesso di funzionare in questo senso, quindi ok. E poi tu dici, l'ultima cosa, l'America venderà altre armi, l'America vende sempre armi, l'Italia vende sempre armi, la Germania vende sempre armi. Questa cosa della vendita di armi in chiave geopolitica, ho detto geopolitica, in chiave come chiave di lettura di tutto quello che succede nel mondo, io la rigetto. La Cina ha distolto l'attenzione dal Mare del Sud, neanche tanto, perché comunque ne stiamo parlando di continuo. Attenzione ai Mari del Sud, la Cina ai Mari del Sud. Quindi non sono così d'accordo, ecco, non sono così d'accordo. Peraltro questa crisi si è innescata da 2 giorni, vediamola tra un mese, vediamo cosa è successo tra un mese. Io non sono così convinto che si siano distolte le attenzioni. Vedo che ci sono molte domande, quindi per ora lascio un attimo scorrere la chat. Grazie, sono contento che apprezziate i miei capelli, grazie Silvia, sono molto belli, ormai ho lasciato andare, cioè ormai mi sto lasciando andare. Osharen, Ucraina, mi sento un'estranea nel mio mondo, sto malissimo da ieri, avevo tanti studenti ucraini, ucraini, mi è fatto notare che io pronuncio male tutto, e posso solo guardare. Ma per i miei amici è una cosa lontana. Mia madre ha detto che sono un ipocrita perché la gente muore tutti i giorni. Non so come fanno. È normale perché è necessario per molti distaccarsi dalle tragedie per non esserne avviluppati. È una cosa che facciamo di continuo tutti nel nostro piccolo. Tutti quanti andiamo a dormire nel nostro letto caldo sapendo che magari nella nostra stessa città ci sono delle persone che dormono all'aperto, fuori. Per proteggerci dal fatto che tutto è troppo, sarebbe troppo coinvolgente, ci distacchiamo dalle questioni, lo facciamo con vari trick, con vari trucchi, con varie scamotage, con varie,
con vari strumenti. Uno di questi strumenti è proprio il dire quello non è un mio problema, oppure fare il benaltrismo e dire vabbè, ci sono anche tanti altri problemi, il Darfur, i cani, i randaggi, insomma, tante cose. A me dispiace tantissimo, cioè devo dire che è una roba che mi ha colpito tantissimo, quindi ti capisco. Perché io poi ho la tendenza alle volte a cercare di distaccarmi il più possibile dalle situazioni, però poi a finirci dentro, emotivamente parlando. E ovviamente più senti un popolo vicino e affine, o una persona vicina e affine, più è difficile prendere le distanze, no? Più è difficile dire vabbè, non la comprendo, è lontana. L'Ucraina è culturalmente molto vicina, quindi ecco, è molto più facile non riuscire a innescare quel tipo di dinamica. Devo dire che sai dov'è il Darfur? Il Darfur è nei nostri cuori. Cosa pensi di cogliermi impreparato, Sandro? Su tutto mi potete cogliere in fallo, ma non su Boris. Su Boris non mi cogliete in fallo. Però stavo per dire una cosa, invece mi sono distratto. Cosa stavo per dire? Ecco, devo dire che a un certo punto ieri sia io che Chiara abbiamo una delle persone che mi ha aiutato, no, a scrivere il video. Abbiamo registrato allo stesso livello di smarrimento, perché dopo ore e ore e ore che stai attaccato a leggere notizie di continuo, cioè flood di informazioni, diventa un po' pesante, ecco, diventa un po' pesante. Quattro anni fa giocavo a pallone con un ragazzo ucraino che probabilmente era arruolato nell'esercito. Ho visto foto in tenuta militare con altri ragazzi giovanissimi. Sì, perché poi anche lì, no, c'hai... Cioè, è tutto molto complesso. Ad esempio, avete visto il video del militare russo che sorride, il video del mezzo militare che schiaccia l'auto civile. Cioè, poi ricordiamoci che anche all'interno dell'esercito ci sono persone di varie estrazioni, vari tipi. Ieri ponevo attenzione su quei due giovanissimi russi, era ieri o ieri l'altro, che sono stati catturati, uno è del 2002. Però ecco, cioè, e poi sono un mare di storie che si mescolano, ed è proprio per quello che alle volte è necessario prendere, alcuni lo fanno eccessivamente, ma è umano, dividere le cose per gruppi, no? Quindi ci sono i militari russi e ci sono i militari ucraini, i bravi e i cattivi, ci sono buoni e cattivi, cioè, nel senso, Putin cattivo, non sta facendo una cosa positiva in questo momento, non c'è dubbio, né i militari che stanno bombardando le città stanno facendo una cosa buona, no. Però ecco, sono storie poi che quando vai a vederle nel dettaglio, sino alla singola persona, sono devastanti. Ed è pazzesco che noi parliamo di tutto quello che sta succedendo, ci sono un sacco di persone che stanno morendo in questo momento all'interno di questo evento. Putin cattivo, solo opinioni controverse su Breaking Italy. Sì, perché, cioè, guardate come è dannosa la capacità di non leggere le sfumature, che è molto, lo diciamo sempre, no? Le questioni sono sempre sfumate. È dannosa allo stesso modo anche il mettere sempre sullo stesso piano cose molto differenti, no? E quindi andare fare l'illuminato centrista, come si dice in certi posti, per cui è sempre tutto uguale a tutto. Non è sempre tutto uguale a tutto. Continuo a ribadire che le pretese storiche di annessione dell'Ucraina, perché mille anni fa, eccetera, eccetera, non stanno né in cielo né in terra. Qui ci ritroviamo di fronte a un paese non democratico che fa la guerra a un paese democratico, che cerca in tutti i modi di liberarsi con enormi difficoltà da un passato complicato.
Quindi, cioè, questa è la realtà. Poi ci possiamo costruire attorno a tutto quello che vogliamo, però rimane il fatto che c'è un leader autocrate che ha deciso, che ha innescato questa crisi. Da lì non ne usciamo, eh. E quindi Putin uguale cattivo. Cioè non... poi possiamo fare l'analisi che vogliamo e comprendere il fenomeno, ed è importante farlo, e lo faremo anche nei prossimi tempi, però questo non toglie la necessità di condannare in modo molto netto quello che sta succedendo, perché quello che sta succedendo è ridicolo. Quindi, welcome to Breaking Italy, sì. Omaru, ciao Shai, a luglio dell'anno scorso ti avevo segnalato in live dei coming out di militari della Guardia Civile Spagnola. Di recente in Italia abbiamo il primo poliziotto ad essere persona transgender. Com'è cambiato il paese in questi mesi? Non so se possiamo dire che il paese sia cambiato in questi mesi, semplicemente piano piano, con enorme fatica, si fanno, cioè la società cambia e quindi i cambiamenti arrivano dove è anche più difficile che si manifestino. Però, ecco, da qui a dire che il paese è cambiato in questi mesi, non saprei. Allora, se vogliamo fare i filosofi, il paese cambia ogni minuto che passa, ogni giorno. Il paese è un po' cambiato, però ecco, non mi spingerei a dire che il paese si è completamente rivoluzionato soltanto appunto perché c'è il primo poliziotto transgender. Ci sta, sono contento che la realtà entri anche nella polizia, che è un pezzo della società. Cioè, i poliziotti sono persone che svolgono un ruolo, come i panettieri ne svolgono un altro e i ciclisti, i professionisti, un altro ancora. Quindi ci sta che la realtà si palesi anche in questi pezzi un po' più restii della società, però ecco, da qui a definire la società radicalmente modificata per questo singolo evento, non so, non saprei. Condannando ovviamente quello che sta facendo la Russia, si può considerare l'Ucraina un paese realmente democratico? Ma guardate, sul realmente ci si perde sempre, perché cioè, adesso avrete notato che si è riaperta la discussione sui veri profughi. Chi sono i veri profughi, no? Chi sono le vere donne nella festa della donna? Cioè, realmente è sempre scusate se lo dico così, ma mi si attivano subito no, i sensi di ragno. Vado subito in allarme. L'Ucraina si può definire un paese realmente democratico? L'Ucraina è un paese che ha dei problemi a livello politico, indubbiamente, ma è anche un paese che ha intrapreso un percorso che si è molto allontanato dall'autocrazia russa, che invece si è molto aggravata negli anni. Quindi se lo vuoi comparare alla Russia, assolutamente direi che è un paese democratico, sì. Poi c'è la gara a chi è più democratico, sono bravi tutti a farla, eh. Cioè, chi è che gli Stati Uniti sono quelli più democratici? È il paese più democratico al mondo. Loro dicono di essere la più grande democrazia al mondo. Io ho dei dubbi a questo punto, però non c'è dubbio sul fatto che gli Stati Uniti siano un paese democratico, ad esempio. Quindi fare la gara a chi è più democratico è sempre un giochino un po' così. O chi è realmente democratico. Laura, ciao Shai, due domande. Perché ci sono... No, perché ci sono i sono... No, scusa, non capisco. Perché ci sono più discriminazioni razziali in alcuni paesi europei, Italia, Spagna, Olanda, rispetto ad altri, Francia, UK? E come possiamo ridurre il razzismo negli stadi? Ok, una domanda completamente diversa. Immagino che dipenda da un sacco di cose. Sono ovviamente dei fattori culturali e di abitudine all'esposizione al diverso, alla condivisione di spazi con etnie differenti. Ci sono anche politiche che vengono implementate o meno e che indirizzano il comportamento dei paesi. Ci sono un sacco di ragioni. Quindi dire perché ci sono più discriminazioni razziali in un posto o in un altro,
È un po' complicato. Sicuramente per quanto riguarda l'Italia, noi abbiamo vissuto meno immigrazione, cioè l'abbiamo iniziato a vivere più avanti nel tempo, abbiamo implementato politiche meno efficaci. Abbiamo una società un po' chiusa rispetto ad altre. Più improntata al clan e alla famiglia a vivere queste realtà un po' ovattate. Ci sono tante ragioni, quindi bisognerebbe parlarne con un esperto di ragioni di cose di questo tipo. Però ovviamente cioè, dipende anche poi da luogo a luogo, no? In Italia ci sono luoghi che sono palesemente più esposti a fenomeni di razzismo, a discriminazioni razziali. Immagino sia appunto per il tipo di persone che abitano questi luoghi, la loro età, la demografia in genere, quindi non solo l'età. È uno di quei discorsi che dividono le città dalle campagne, no? Le periferie dai centri, eccetera, eccetera. Come possiamo ridurre il razzismo negli stadi? boh, non lo so. Diciamo che gli stadi sono uno di quei luoghi che arrivano dopo per quanto riguarda le battaglie progressiste, no? Perché lo stadio è un luogo nel quale noi siamo portati a esprimere in maniera più o meno ordinata delle pulsioni molto, non so, molto antiche, molto intime, che sono quelle tribali. Cioè, se ci pensi, non ha veramente alcun senso che, pure lo facciamo tutti, tifare per una squadra e quindi far parte di quella tifoseria e odiare la tifoseria avversaria. Odiare. Non odiare è una parola forte, però così capite cosa intendo, la squadra avversaria. Quindi dividersi in questo, no? Magari dividersi all'interno delle città, per cui io sono laziale, tu sei della Roma. E abbiamo questo tipo di tensioni. In realtà è molto umano, no? È come sentimento, il sentimento di appartenenza a qualcosa. È molto facile che si espliciti in questo modo. Ed è nel sentimento di appartenenza che spesso è più facile che emergano fenomeni di razzismo. Perché il razzismo è il tracciare una linea, è il tracciare una linea di diversità, dire chi siamo noi e chi siete voi. E il voi è in genere carico poi di pregiudizi e quindi anche fenomeno di razzismo in molti casi. Quindi, come ridurre il razzismo negli stadi? Lo si riduce riducendo il razzismo nella società, tenendo anche conto delle difficoltà oggettive che, insomma, è più facile che il razzismo emerga in uno stadio rispetto a un luogo. Che non è, che non è rappresent non rappresentativo, che non è arena di questo tipo di pulsioni, ecco. Carletto, ho ultimamente visto la notizia sull'esclusione dell'Eurovision. Mi è venuto da pensare che uno degli obiettivi di Putin è questa risposta forte dell'Occidente per isolare ancora di più la Russia e quindi aumentare il nazionalismo e il consenso interno. Allora, io credo che il consenso interno in questo momento non. Ho saltato un commento che poi ritorno, un commento di Just. Me ne sono accorto adesso. La guerra è un ottimo modo per nascondere le questioni interne in genere. Però è una cosa che ti può anche scoppiare in faccia, di nuovo. Non so se. Allora, io andrei un po' cauto sulle strategie di Putin per fare questo e quello, perché può anche essere che alle volte si prendano decisioni sbagliate, avventate, di pancia o con un piano non eccessivamente chiaro, non eccessivamente efficace, ecco.
Non è sempre tutta una partita di risico. Se avete mai giocato a risico, saprete che alle volte, anche solo muovendo le cose su un tabellone, fai le cagate perché in quel momento ti sembrava una buona idea e pensavi di aver capito, non so, le intenzioni dell'avversario, invece non hai capito niente. Quindi andrei sempre un po' cauto sulla questione degli obiettivi di Putin, ma in realtà un isolamento della Russia comunque danneggerà Putin, non c'è dubbio. Un isolamento di ogni tipo. Per quello io ieri parlavo della necessità di dividere la reazione immediata dalla reazione a lungo termine. Perché se la reazione immediata. Io preferirei una reazione immediata. Cioè io preferirei che ci fosse un intervento efficace nel provare a difendere l'Ucraina. Mi rendo perfettamente conto che capisco che questo sia complesso, perché ci sono le armi nucleari di mezzo, è sempre lì la questione, perché se Putin non avesse le armi nucleari, domani, cioè già ieri, avremmo bombardato il Cremlino probabilmente. Se l'Ucraina avesse avuto le armi nucleari, questa invasione non ci sarebbe stata probabilmente. L'Ucraina se n'è disfatta e quindi adesso c'è carri armati in casa. Questa è una cosa antipatica da dire, però è la verità. È la ragione per cui i paesi con le atomiche godono di un trattamento differente. Detto questo, comunque, quindi questo è l'immediato, ma sul lungo periodo, un isolamento dell'Occidente, ad esempio l'esclusione dal circuito SWIFT, che non sarebbe impossibile per la Russia continuare a commerciare con gli altri, però sarebbe comunque complicato. Farebbe del male alla Russia, farebbe del male ai cittadini russi, ovviamente, perché non dimentichiamolo mai. Ovviamente, le sanzioni fanno anche molto male ai cittadini russi, che magari non sostengono la guerra, ovviamente, però questo è. Però ecco, questo tipo di prese di posizione poi danneggiano la Russia sul lungo periodo, perché non è un buon posto quello in cui stare, quello in cui non hai amici. L'unico amico che hai è la Cina, magari. Certo, è un grosso amico, però sei solo. Quindi, non lo so, l'idea di isolare. Sì, certo, magari cerchi di aumentare nazionalismo e consenso interno, però ecco, è un gioco pericoloso. Non è un gioco a somma zero, non è un gioco che fai e dici, vabbè, perdo una cosa, ne guadagno un'altra. È un gioco pericoloso, quindi io andrei molto cauto, molto 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 cauto su cercare di capire, cioè di trattare ogni mossa come se fosse calcolata da un robot, perché non è più complicato, è più complicato di così. E comunque fuori dall'Eurovision, basta, basta, via dall'Eurovision. Avete rotto. True lo zio. De facto i paesi NATO hanno fatto ciao ciao con la manina agli ucraini. Il paese è ormai perso, l'Occidente discute, i russi sono a Kiev. Ogni considerazione va espressa a partire dal presupposto che Putin ha annesso l'Ucraina. Allora, nì, nel senso, probabilmente andrà così. Probabilmente l'Ucraina. Cioè, l'Ucraina non ha la forza da sola per resistere a questa invasione russa. Mi sembra che sia diventato abbastanza evidente. Non è neanche sicuro che Putin sia in grado di, cioè la Russia sia in grado di controllare l'Ucraina dopo aver cambiato la leadership. Cioè, attenzione a questa cosa qua. Non è necessariamente, cioè non è così, non è che il paese cambia bandiera e è tutto a posto. È un po', cioè potrebbe essere più complicata la situazione. Non è così semplice, specie se effettivamente gli alleati occidentali decidessero di attivamente continuare a fornire supporto militare, ad esempio, supporto bellico, nel senso di vendere armi, continuare a fornire supporto logistico, per quanto non faranno la no-fly zone, eccetera. Quindi non è così, non è che entri lì ed è tuo. È comunque probabile che il governo di Zelensky cada, questo io lo vedo come molto probabile. Cioè, non vedo come potrebbe non succedere, ecco. Però,
cioè non è tutto così semplice. L'Ucraina è un grande paese, non è un paese, cioè so che è circolato molto il discorso dell'annunziata che parla degli ucraini come badanti e camerieri, che è una roba molto molto diffusa nel nostro paese. Però l'Ucraina è un paese grande per popolazione, per estensione, non è una roba così. Quindi, insomma, sì, certamente i paesi NATO hanno fatto ciao ciao, non c'è dubbio, però con calma, con calma. L'Ucraina non diventerà Russia. L'Ucraina al massimo, questo è una mia ipotesi, magari domani, cioè non ho le basi per dirlo, non lo sa nessuno. Però mi sembra più plausibile che Putin cioè, imponga un cambio di governo, metta su un Lukashenko ucraino e si tenga la situazione così. Just, mentre fuori suona tantissimo. Ehi, Shai, grazie per il lavoro che fai, ti stimo, grazie mille, apprezzo un sacco, molto apprezzato. Come siamo con le domande? Ok, posso ancora farcela. Allora, il Dega. Ciao Shai, come... Fastidioso. Come chiedi a noi Patreon le domande per gli ospiti? Io tra 2 ore sento il capo di un importante... Ah, ok, ciao Shai. Come chiedi a noi Patreon le domande per gli ospiti? Io tra 2 ore sento il capo di un'importante istituzione culturale russa a Mosca. Cosa gli chiedo? So non essere troppo filo Putin. Allora, c'è un po' una questione che bisogna affrontare, che la tua domanda mi porta a affrontare. Allora, noi non ci rendiamo veramente conto del privilegio che abbiamo nel poter esprimere molto chiaramente le nostre opinioni in merito al nostro governo, no? Io posso dire che Draghi è un deficiente, se voglio. Posso dire che Mattarella non capisce niente, che Mattarella non è la scelta migliore del nostro paese, è una disgrazia, no? I nostri politici stessi lo fanno, anche che dicono che preferiscono un Putin a un Mattarella, ad esempio. Ed è tutto più o meno fair game. A meno che io non mi metta a offendere pesantemente Mattarella, in quel caso è vilipendio, però è un altro discorso. Io posso dissentire da quello che mi pare. Questa cosa è molto pericolosa da fare per un russo che sta in Russia. E quindi si cerca di non farla, perché hai paura, hai letteralmente paura di dire certe cose, e quindi ti autocensuri, no? Sei un po' come Electronic Arts che... si autocensura, cioè sto peggiorando la situazione, che si autocensura su The Sims perché hai paura. Quindi, cioè, nel senso, che gli vuoi chiedere? Non credo che tu debba fargli delle domande su Putin. Puoi magari interessarti su come i russi stiano vivendo la situazione. Io ho parlato con 2 persone russe, entrambe assolutamente contrarie a quello che sta succedendo, completamente, che mi dicono che nella loro bolla di amici nessuno è d'accordo con l'invasione dell'Ucraina. Ovviamente non sono posizioni che pubblicamente loro esprimono, esprimerebbero. E anzi, pensate al coraggio delle persone che sono andate a San Pietroburgo, in varie città, ma soprattutto a San Pietroburgo, a manifestare sapendo che quella roba lì può costarti il carcere o può comunque costarti delle multe, l'iscrizione a delle liste che poi ti mettere, cioè la fedina penale sporca, banalmente, no? Che poi potrebbero, sono questioni che potrebbero darti problemi in futuro. È complesso, quindi che domande gli fai? Magari puoi informarti su come loro stiano vivendo questa situazione, su quali siano i loro rapporti con i loro vicini nell'Ucraina, però ecco, non è che a un russo gli puoi fare proprio la domanda tipo ah, goccia, ti ho beccato, perché ecco, ci sono delle situazioni oggettive che rendono complesso esprimere certe opinioni.
Non erano molto contrari quando invasero la Crimea e fecero la guerra nel Donbass. Coi russi bisogna sempre stare attenti. No, coi russi non vuol dire nulla. È come dire con gli italiani bisogna sempre stare attenti. Non significa niente. La Russia è un paese gigantesco con un casino di gente dentro. Peraltro super diversa. La Russia è veramente strapiena di gente molto diversa l'una con l'altra. Quindi i russi, coi russi, bisogna sempre stare attenti. No, non vuol dire nulla, proprio nulla nulla. E comunque in generale il popolo russo non ha alcuna voce in capitolo per quanto riguarda le scelte politiche del governo federale, ma proprio niente. A questo punto possiamo dire che non ha alcuna voce in capitolo. Shai, scrive Krieg, grazie a te e il team per il vostro lavoro. In questi momenti di crisi è ancora più prezioso. Grazie mille, ci stiamo impegnando un sacco. Una domanda forse banale, ma che può anche essere molto difficile. Da singolo individuo, come posso aiutare nel concreto il popolo ucraino? Donazioni? Io andrei molto, 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 molto cauto con le donazioni in questo momento per due ragioni. Uno, non sai a chi vanno queste donazioni, perché nei momenti di panico c'è sempre quello che si fa, l'account PayPal, per fregarsi più soldi possibili. Quindi molto, 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 molto cauti con le donazioni. E soprattutto, non sapere... cioè, noi non lo sappiamo in che condizioni politiche, di struttura politica, sarà l'Ucraina tra una settimana, tra un mese, tra due mesi. Come saranno le ONG sul campo, se ce ne saranno, se ci potranno essere le stesse... Perché un cambio di politica, in genere, il cambio di vento politico cambia anche quali ONG occidentali possono operare sul territorio. Quindi io andrei molto, molto, molto calmini, a meno che non si stia parlando di aiutare delle ONG che si conoscono, che ne sono Emergency della situazione, cito sempre Emergency perché sono grande fan, ma ce ne sono anche altre, che in questo momento sono attive lì, che magari non sai se sono attive un domani, però se hai donato a quelle ONG magari poi quei fondi vengono dirottati in altri progetti per altre cose, dovessero essere persona non grata un domani molto vicino. Per il resto io sulle donazioni, tipo dai, manda soldi qui che li diamo all'esercito ucraino, andrei molto... molto cauto, molto piano. Tipo, non lo farei. Pastificio Pirani. Ok, va bene. Pensi che potremmo usare il metodo Putin per restaurare il regno di Sardegna? Capitale? Ah no, capitale, Pirro San Nicolò Gerrei. Passa domenica che ti faccio le zeppole da mangiare fra una puntata e l'altra di Peaky Blinders. Ok, potremmo usare il metodo Putin per restaurare il regno di Sardegna. Ti ricordo che il regno di Sardegna non era guidato dalla Sardegna e i sardi non erano centrali nella sua esistenza, c'era solo il nome, il regno di Sardegna, per il resto erano i piemontesi, stupidi piemontesi, hanno rovinato il regno di Sardegna. Quindi capitale, la capitale del regno di Sardegna, no, no, io mi rifiuto, io divento un guerrigliero, no, nessun regno di... torniamo ai giudicati, la maggior parte di voi non sa neanche cosa sono i giudicati, la Sardegna. Quando ho mostrato accidenti, la mappa dell'Italia del 1000, per ricordare, attenzione, l'Italia nel 1000 era così, e poi doveva succedere ancora un sacco di roba. Se voi notate, sulla Sardegna c'è scritto giudicati, quando era la puntata di lunedì, credo, o di martedì, non lo so, forse di martedì, c'era scritto giudicati, perché la Sardegna in quel momento era divisa in quattro regni, che si chiamavano giudicati, erano guidati da un giudice, si chiamava così. Eleonora d'Arborea è una famosa figura politica di quel periodo. Non del 1000 in realtà, è più avanti, però i giudicati sono andati avanti per centinaia d'anni, tipo sino al 1005, non vorrei dire una minchiata.
Grande Ele, esatto, mitica. In realtà, molto fu fatto da Mariano IV e non da Eleonora d'Arborea. E ancora prima da Ugone II, però vabbè. Esatto, nell'anno 1000 la Sardegna prendeva molto seriamente Forum, è quello che intendevo, esatto. C'era proprio la musichetta quando entravi in Sardegna, faceva. È pazzesco come alcuni jingle ti rimangano, vero? Sapete qual è il jingle peggiore della vita? Adesso ve lo dico e non se ne andrà mai dalla vostra testa. È quello di Beautiful. Il jingle di Beautiful è una di quelle robe che una volta che ti entra in testa. Una volta che è entrato. Non se ne va. È lì, è fatta. È andata, è così, è finita, ragazzi. Ragazzi e ragazze, perché devo condividere, vero? Devo condividere tutto. Quindi, 33. Ah, che simpatico. 33 trentini. Bravo, bravissimo. È rimosso a pochissima. Ciao Shai, martedì ho visto l'ultimo monologo di Filippo Giardina a teatro. C'è una piccola parte nella quale parla di te. Me lo recupero, me lo recupero. In realtà io devo contattare a un certo punto Filippo Giardina perché ogni tot mi cita. Non, poi in realtà non credo di averci mai parlato direttamente. Quindi apprezzo questi riferimenti pop. Apprezzo di questo. Ci si muove sempre in quest'ambito comunque del fringe, come si dice, delle comunità piccole, no? Nel senso, uno stand-up comedian, comunque un comico che fa stand-up, fa comunque parte di una sorta di nicchia nell'ombra, della quale in un certo senso faccio parte anche io, no? Ho dei momenti in cui un po' di luce del mainstream entra in quello che faccio, però continuo a rimanere ancora molto in quell'area d'ombra. Quindi diciamo che tra ombrosi ci si capisce, tra nel mondo delle ombre, questi governi governano con il favore delle tenebre, insomma. Nicchia nell'ombra che fa 1 milione di views, sottovaluti Giardina. No, non lo sottovaluto affatto, non lo sottovaluto, 1 milione di views non sono nulla, possono essere anche 2 o 3, perché non è così che funziona il mainstream. Non è così che funziona il mainstream. Breaking Italy è più seguito di tantissime trasmissioni televisive e di molti giornali, ma rimaniamo comunque nicchia. Non dovete prenderla come un'offesa, eh? Non è un'offesa verso Giardina, io lo rispetto, come rispetto il nostro lavoro. La dinamica del mainstream è più complicata in Italia, è più complessa. È per quello che io vi dico sempre. Che chi non va in teatro, sì, in teatro, in TV in questo paese non esiste. Perché quando sono andato, e questo l'ho visto anche tra voi, quando sono andato, ed è stata gentilissima come Maria Latella a Sky TG24, contate che io lì sono stato riconosciuto, quindi nel caso stessero guardando vi ringrazio perché siete stati super affettuosi. Parlo del fotografo, della ragazza che non so se fosse un medico o che ci ha fatto i tamponi, del regista che mi hanno tutti riconosciuto, cioè è stato un momento bello, no? Anche il regista, quindi insomma, abbiamo chiacchierato. Il fatto che io fossi lì per molti è stato un momento di enorme achievement. Ovviamente quella trasmissione io non so da quante migliaia di persone si è guardata. Sicuramente meno di un video di Breaking Italy, probabilmente meno. Però è un discorso diverso. Cioè, il mainstream funziona su musiche diverse che noi ombrosi che siamo abituati a guardare i numeri di un video non consideriamo bene, ecco. Guardate, vi dico anche un discorso. C'è un bel intervento di Trevor Noah, non so se lo conoscete, un comico.
È un comico che fa un daily show comico. Non so se è daily in effetti Trevor Noah. Comunque, vabbè, io lo seguo su YouTube. Guardo i pezzettini, eccetera. E fa molto ridere, mi piace molto. Bravissimo, bravissimo Mike Bucciarati. Il mainstream è super autoreferenziale, è vero, ma anche l'ombra è super autoreferenziale. Dobbiamo dire la verità di entrambe le cose. Dicevo, Trevor Noah a un certo punto si trova a commentare il fatto di Joe Rogan che dice la N-word, e quindi improvvisamente il mondo si accorge di Joe Rogan che un casino di volte dice la N-word nei suoi podcast. Ora, io non sono totalmente d'accordo con quello che dice Trevor Noah in quell'analisi, ma dice una cosa interessante, cioè che sinché sei fringe, dice lui, mi sembra, se non sbaglio, proprio la parola fringe, è tutto ok, nel senso che tu dici delle cose e la gente ti segue e sono contestualizzate alla tua community. E poi la tua community cresce, 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 diventa anche molto grande, ma rimani comunque un prodotto fringe, rimani comunque un prodotto di nicchia, non sei un prodotto mainstream. Ad un certo punto diventi così grande che scoppia la bolla e quindi diventi improvvisamente mainstream. Ma non che sei tu mainstream, tu sei sempre quello che sei sempre stato. Ma a ascoltare quello che dici non sono più i tuoi fedelissimi, non è più il tuo clan, ma è chiunque. E lui fa l'esempio di un gruppo di nudisti. Perché ciò che è normale nella bolla, sto completamente deragliando, però è interessante questa cosa. Non è normale fuori dalla bolla. Per dire, io sono molto attento a questa roba, ma se noi fossimo un gruppo di nudisti, per noi sarebbe normale vederci nudi. E a un certo punto, quando si è nudi da tanti anni, ci sta. Siamo nudi, siamo qua, l'abbiamo sempre fatto. Wow, cioè tutte le dinamiche sociali ruotano attorno a questa stranezza. Se però improvvisamente uno di noi prende e si mette a camminare in mezzo alla strada, tra le persone che non fanno parte di quella community, dice: ehi, ma quel tipo sta camminando nudo, ma quel tipo sta dicendo la N-word continuamente. E allora la bolla scoppia in quel momento e tutti si accorgono che, oh, ma questo tizio è nudo, oh, ma tutti questi tizi sono tutti nudi. C'è quel momento in cui diventi mainstream. Ecco, la differenza tra fringe e tra essere fuori dal mainstream e dentro al mainstream è quella lì. Ed è quella che io cercavo di far emergere parlando con i Jackal. Perché i Jackal online sono una cosa, i Jackal offline, cioè nel mondo mainstream, sono ovviamente un'altra. Perché i due mondi sono molto, molto diversi. Quindi non è 1 milione di views, 2 milioni di views la questione. Non è quanto grande il clan, è quanto trasparenti sono le mura di quella bolla, la questione. Il mainstream è il generalista, esatto, è la persona che... guardate, facevo questo discorso, adesso ci sono ancora 3 domande alle quali devo rispondere. Facevo questo discorso anche, mi ricordo, dov'è? Ero a Neonelli, in Sardegna, e stavo parlando, un paio d'anni fa, era prima dell'epidemia, dei tempi, stavo parlando con una giornalista che mi stava intervistando in questo paese che è meraviglioso, un paese che si sta svuotando come tanti in Italia, no? Che si svuotano completamente. Stavamo parlando proprio di queste dinamiche e le ho fatto l'esempio di come sia importante per me, sia diventato importante modificare il modo con cui comunico in modo che anche chi passa di lì possa comprendere il messaggio che sto veicolando. Perché è il solito discorso: se io qui dentro dico una battuta sessista, qui con le mie collaboratrici o una di loro lo fa, capita, uno dice una stupidaggine e tutti ridono. Questa cosa può succedere perché sai che tutti quanti ridono del fatto che sanno che quella persona non pensa realmente quella cosa, no? È come se uno di loro mi prende in giro per qualcosa, io so che lo sta facendo bonariamente, cioè so che è una presa in giro affettuosa. Se lo stesso insulto, no? È rivolto non a una persona che conosci, ma a uno sconosciuto, gli gridi oh! E gli dici una roba. Quella
quello è diverso perché non c'è il contesto, no? Manca il contesto. Ecco, il discorso è lo stesso. Se io dico delle cose online, è molto diverso se mi sto rivolgendo soltanto alla mia community e quindi le posso dire sostanzialmente qualsiasi cosa, perché tanto voi lo sapete cosa intendo, o se mi rivolgo a un pubblico che potenzialmente è la mia community più gente, perché quella gente non mi conosce, ma ovviamente giudicherà le mie parole in quel momento, in quel dato contesto. È lì la differenza. È lì. È tutto lì. Non so, mi avete distratto con cose che mi interessano moltissimo, che è la dinamica delle community. Marco Casoni Gin. Yo, Shai, che ne pensi della posizione di Draghi e del nostro governo in merito a questa situazione? Io avevo un esame oggi pomeriggio e non ho ancora avuto tempo di approfondire. E di Mattarella? Come la mettiamo? Allora, c'è un discorso da fare, che è quello della coperta troppo corta. Oggi la prendiamo alla lontana. Oggi ho visto che Calenda ha lanciato una proposta, che è quella di rendiamoci indipendenti dalla Russia, riaccendendo le centrali a carbone che abbiamo spento. Non so se ce ne siano o non ce ne siano, in effetti, a questo punto, che non siano state riaccese per affrontare la questione energetica, in realtà, ma diamo per scontato che sia così, che ce ne siano ancora di spente. Per renderci indipendenti dalla Russia, sinché non avremo trovato delle metodologie per essere più energicamente autosufficienti, o parzialmente, ecco, autosufficienti. Ok, è un discorso interessante perché è una scelta politica. Allora, tenendo conto del fatto che in realtà la maggior parte del carbone che noi attualmente bruciamo comunque lo importiamo, non la maggior parte, per una buona parte, lo importiamo dalla Russia, quindi comunque bisognerebbe ricominciare ad estrarlo da altre parti perché comunque il carbone è più facile ottenerlo del gas naturale. Premettendo queste parti un po' così. È una scelta politica la sua. Si può essere d'accordo o no. È un'opinione politica. Che ci riporta alla coperta troppo corta. Essere solidali con l'Ucraina e quindi essere pronti a pagare le conseguenze di quella solidarietà è un discorso complesso. Perché la solidarietà. Salvare. Capre e cavoli, non è possibile. Salvare la democrazia a costo zero non è possibile. Ogni tipo di intervento ha un costo. E per l'Italia, buona parte di quell'intervento è l'aumento del costo del gas, la mancanza di gas. Perché a un certo punto non è neanche solo l'aumento del costo, è proprio la mancanza di gas come fonte per l'energia. Ora, Draghi nel suo intervento si è molto focalizzato sulle questioni economiche, meno sulle questioni ideologiche. Io l'intervento di Draghi, da persona che ha dato cioè dà in generale un buon giudizio sul governo Draghi, perlomeno all'inizio, adesso è un po' complicato, però in generale ho sempre dato un buon giudizio. Io l'intervento di Draghi non l'ho apprezzato, non mi è piaciuto. Questo però non significa che non lo capisca. Draghi si è focalizzato su questioni importanti per l'Italia, che sono: ci serve un sacco di gas e questo gas noi lo importiamo dalla Russia e quindi aiuto, no? E quindi non vogliamo mettere le sanzioni sullo SWIFT, non vogliamo fare quella roba lì sulle transazioni bancarie perché renderebbero più complicati i rapporti, per il gas. E io lo capisco che ovviamente faccia il suo interesse, perché il suo interesse è l'interesse italiano. È un interesse molto pragmatico. Quindi non è che mi sento di criticarlo eccessivamente,
Però ecco, diciamo che avrei preferito che ci fosse un'attenzione anche alle tematiche più squisitamente democratiche. E questo vale anche per la Germania. Perché alla fine, mi spiace dirlo, però noi italiani tendiamo a chiedere molto agli altri e a non voler dare così tanto agli altri. Cioè, noi siamo molto bravi a lamentarci del fatto che l'Europa non ci aiuta, che abbiamo bisogno di sostegno, abbiamo bisogno di soldi e poveri noi, e abbiamo tanti problemi, dovete essere solidali. Però poi, all'atto pratico, quando si tratta di pagare un prezzo, cercare delle soluzioni alternative, eccetera, ecco, non siamo i primi della fila. Ecco, questo mi sento di dirti. Cioè, non voglio né criticare in modo troppo diretto la posizione di Draghi, perché comunque la comprendo da un certo punto di vista, né però mi sento di giustificarla appieno. Ecco, sono un po' amareggiato, ecco, perché poi alla fine il nostro paese, che è un grande paese, che è il paese che amo, che è un grande paese, spesso non si comporta troppo da tale, ecco, fa un po'. Poi, oddio, per altri è più facile, per la Francia è più facile fare i discorsi così, perché la Francia è energicamente molto indipendente grazie al nucleare. Come dice Draghi, noi paghiamo anche un prezzo che non è colpa sua, nel senso che noi questa decisione di mollare il nucleare l'abbiamo presa e abbiamo fatto un sacco di campagna e abbiamo voluto continuare a non rendere molteplici, a non diversificare le nostre fonti energetiche, quindi abbiamo questo problema qui. Sono errori politici questi che si pagano, spinti dalla popolazione, spinti da posizioni ideologiche, e ci sta. Però ovviamente comunque è una questione che mi lascia un po' amareggiato, perché a me sinceramente di vedere Zelensky che dice sono il target numero uno, la mia famiglia è il target numero due, sono nascosti nel bunker e ora noi combatteremo e vediamo come va. Dopo che comunque Zelensky mi ha proprio colpito come personaggio, perché è arrivato un po' come un grillino al potere, con tutti questi desideri di combattere le oligarchie, gli oligarchi ucraini, questi grandi magnati ucraini, la corruzione del paese che è enorme. Poi io non so come sia andata per lui, non so come si sia orientato all'interno delle istituzioni, non ne ho idea che se abbia avuto lo stesso percorso dei nostri grillini. Però il fatto che lui sia entrato con questa forte anima di civismo e di dai, possiamo farcela dalla base, bla bla, e si ritrovi così, e si senta solo. Cioè, mi ha molto colpito, mi dispiace, soprattutto perché a lasciarlo solo, tra virgolette, è la più grande alleanza militare del mondo. Spero di averti risposto. Mettiamo questo che finisco, voglio rispondere a tutti. Neutron Star 0x3. Secondo te Putin crede alla MAD, Mutually Assured Destruction? Sì. Yes. Putin crede assolutamente a questa roba qui. Putin è il tipo di persona che ti lancia le atomiche. Putin è il tipo di persona che se non può avere quello che vuole, nessuno altro deve averlo. È proprio il tipo di persona che. Ragazzi, cioè, qualcuno che comunque lancia dei bombardamenti su larga scala, sapendo che moriranno i suoi soldati, moriranno i civili, moriranno tutti, perché l'Ucraina la deve comandare lui, cioè, cosa volete che gliene freghi di buttare le atomiche? Non gliene frega niente. Non gliene frega niente. Quindi, sì. Yes. Ci crede e ha intenzione di utilizzarla a suo vantaggio. Ma l'ha già detto, io non so se voi li avete seguiti i vecchi. C'è stato un momento folle, scusate se mi dilungo ancora per un attimo. C'è stato un momento folle del
della conferenza stampa tra con Putin e Macron, uno a fianco all'altro. E c'è un momento in cui, cioè, se io fossi stato Macron, veramente avrei tirato fuori una spada e, cioè, l'avrei colpito sul momento, e gli avrei lasciato uno shuriken nell'orecchio. Perché, cioè, Putin a un certo punto prende la parola e dice a una giornalista: sentitemi molto bene, proprio così. Voglio che sia questa cosa, voglio che sia chiara. Se la NATO dovesse attivare l'articolo 5, che è quello che dice tutti dentro, andiamo a combattere tutti assieme, nei confronti della Russia, non avrebbe, voi, dice alla giornalista, voi non avreste nemmeno il tempo di vedervi per attivare l'articolo 5, che noi vi avremmo già riempito di atomi, che dice una roba del genere. Lo dice in modo molto minaccioso, con Macron a fianco, e poi fa la battutina: non credo che Macron voglia questo, oh oh oh, non lo vogliamo neanche noi, oh oh oh. Ma c'è un momento in cui fa quella minaccia, che è la minaccia di qualcuno che è pronto a fare quella cosa lì, che è un pazzo. Quindi sì, se la ritrovate, cercatevelo quel passaggio lì, è un passaggio importante. In base alle questioni rilevanti, grande, hai poi provato Oxygen Not Included e ho Timberborn. Ah, grazie, perché me l'avete consigliati sul club. Allora, altra roba random, Heat Signature. Allora, facciamo così, scrivo, vediamo. Allora, cioè, tutti questi giochi hanno un problema. Oxygen. Faccio prima fare uno screenshot, perché sennò non riusciamo più. Se me lo devo scrivere a penna, aspetta. Allora, il problema è questo: che io vorrei qualcosa da giocare sul tablet. Io voglio qualcosa da giocare sul tablet. Quindi, a me piacciono pochi giochi. Per dire, Federico, se sei all'ascolto di questo podcast, sì, vabbè, di questa live, io ho letteralmente comprato, sotto tuo consiglio, come accenti si chiama, Slay the Spire. Ci ho giocato una volta e mezza e ho scoperto che il gioco non mi piace e non ci voglio giocare. A me piacciono i giochi gestionali, però mi devono anche prendere. Cioè, io ho un po' cioè, mi rendo conto che più invecchio, più fatico ad entrare nelle cose. Allora, io in questi giorni ho giocato a, sempre dal tablet, perché non voglio mettermi al computer. Perché se mi metto al computer mi isolo dalla mia famiglia. No, voglio una robettina da giocare dal tablet ogni tot. Allora, ho giocato a, aspetta, no, Clash of Clans, siete delle bestie. Allora, non voglio giocare a Clash of Clans, però lo so che finirò a giocare a Clash of Clans o Clash Royale. Allora, Stardew Valley ci ho già giocato, finito, fatto. Allora, aspettate. Ho provato. Allora, a me piace tantissimo quel vecchissimo gioco. Poi chiudo questa live che sta durando. No, siamo solo 3 minuti, ok. Quello di Fallout Shelter. Ho giocato tantissimo a Fallout Shelter anni fa, l'ho riscaricato, però non mi va di ricominciarci, quindi. Poi, ho scaricato, non volendo giocare a Clash of Clans, ne ho scaricato uno che si chiama tipo Sea Plunder o Plunder Pirates, che è comunque la stessa cosa ma con i pirati. Non mi ha preso. Poi ho scaricato un gioco che si chiama Shelter War, che è tipo un pasticcione. Hanno preso un sacco di roba, videogiochi tutti diversi, li hanno tutti messi assieme. Non so se l'avete neanche mai visto. Però non so, This War of Mine mi fa venire la depressione, no, e ci ho già giocato. No, volevo una robettina, cioè, easy, bellina, non lo so, mi state scrivendo troppi no, è complicato ogni volta che avevi dei qualcosa che assomiglia a questi giochi che ho detto. Non lo so. Vabbè.
Ma Life is Strange in che modo assomiglia a questi giochi che ho detto? Non gli assomiglia. Però Clash of Clans, dai, mamma mia. Cioè, Clash of Clans è proprio paga, dacci dei soldi e sei forte. Non lo so. Va bene, ok. Continuerò a non giocare a niente. Starò su Instagram. Guarderò le stories delle influencer che si mettono le creme in faccia. E quello sarà il mio. Clash of Clans è lo statement di aver raggiunto i 40 anni. Guarda, sono d'accordissimo, Death Listener. Sono d'accordissimo. Cioè, io sono molto dispiaciuto di questa cosa. E non voglio giocare a Wordle. No, vi prego. Inventate un gioco per me. Inventate un. Non mi piace niente, non mi piace niente. House. Maledetto. Houstopia no, è too much. Basta. Quindi. Altra roba random mi è scritto: Hit Signature, Elder Lilies, Dungeon 2-3, Kindergarten. Va bene, vedrò. 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 Lo so che non mi volete bene, non mi state, ormai, non mi state dicendo dei giochi. Non mi volete bene. Non c'è affetto. Quindi, detto questo, c'è ancora una domanda. È anche una donazione da Gian Giammi, che è solo una donazione, quindi ti ringrazio, grazie mille. E poi c'è l'ultima domanda che è Pastificio Iscorronca. È il momento giusto per ritirare fuori il discorso nucleare? Prossimo podcast con Putin e Emanuele Filiberto di Savoia per parlare dei giudicati e del castello di San Luri. Putin, vediamo. Stiamo lavorando per averlo al podcast. Però ognuno beve dal suo bicchierino. No mixing. No mix and mash. È il momento giusto per ritirare fuori il discorso nucleare? Secondo me, sì. È il momento giusto per renderci conto che dobbiamo renderci indipendenti a livello energetico. Magari un bridge, un ponte può essere quello di accettare l'aiuto degli americani che possono portarci del gas sotto forma liquida, che poi va nuovamente rigassificato. È un discorso un po' complicato, ne stavamo parlando l'altro giorno qui in studio, stavamo un po' guardando quanto questo è possibile, quanto del fabbisogno italiano sarebbe possibile coprire, insomma, un po' è un discorso un po' interessante, però una certa. Io l'ho sempre detto, cioè, in tutte queste live degli ultimi mesi, il nucleare a un certo punto, che ci piaccia o che non ci piaccia, diventerà obbligatorio. Non ci sono altre strade, e a un certo punto andremo lì per forza. Quindi, detto questo, fatemi vedere un attimo che i moderatori mi scrivono. E niente, quindi, detto questo, nessuno mi ha scritto. Mandatemi delle mail, mandatemi dei consigli, scrivetemi su Twitter. Ho bisogno d'aiuto con questi videogiochi, però vedo un casino di roba che scorre nella chat e non sono in grado di. Però ne ho bisogno. Tipo, entro stasera. Stasera, mentre non guardo propaganda, ma lo lascio andare e mi addormento sul divano con la bavetta. A cosa posso giocare? Questa è la domanda. Scrivetemi su Twitter, sulle mail. Non scrivetemi messaggi diretti su Instagram, che li vedo troppo tardi. Scrivetemi come scrivereste a vostro nonno, sostanzialmente. Cioè, che non è in grado di utilizzare. Non sono in grado di fare niente. Taggate, se siete nella chat del club, taggatemi nella chat del club. Insomma, ho bisogno di voi. Shai needs you. Quindi, buon weekend. È stata una settimana complessa, ma non è il caso di lamentarsi perché altre persone nel mondo per loro è più complessa. Quindi, buon weekend. Speriamo per il meglio. Ci rivediamo lunedì. Immagino con tutti gli aggiornamenti su quello che è successo durante questo fine settimana. Fate i bravi, scrivetemi dei consigli.